Quando ero bambino c'era mio padre e mia madre che praticamente lavoravano dentro questa officina che dopo, subito dopo la guerra, mio padre praticamente la trasformò in un negozio di ricambi per le macchine. C'avevano lo stesso l'officina di riparazioni, però c'avevano il negozio dei ricambi. Noi le vacanze le trascorravamo bene perché finite le scuole, tutti e cinque i figli, perché praticamente iniziando dalla più grande al più piccolo, ci mandavano a Nettuno. A Nettuno c'era un istituto di suore che, in poche parole, loro da una parte c'avevano le orfanelle, erano le orfani della guerra, che non avevano più i genitori o erano dispersi, e dall'altra parte le affittavano a questi villeggianti. Perciò noi da ragazzi, a dire il vero, siamo stati da giugno fino a settembre lì al mare. Di tanto in tanto venivano i genitori a trovarci, perché noi stavamo dentro questo istituto e praticamente diciamo che la nostra infanzia nelle vacanze siamo stati delle persone privilegiate, sia io come gli altri miei fratelli. Ma non venivano con voi, quindi non avete mai fatto una vacanza con i genitori? No, proprio una vacanza con i genitori no, perché loro erano impegnati nel lavoro. Però noi stavamo tutti quanti, tutti e cinque. A volte venivano la domenica, a secondo gli impegni che avevano del lavoro. Però una vacanza vera da bambini, una vacanza vera e propria insieme non l'abbiamo passata. Poi più in là siamo diventati grandi, le sorelle si sono sposate, io sono sposato, sono arrivati i nipoti, allora dopo abbiamo trascorso le vacanze insieme. Mm-hmm.